Daydreamer. Khan e Sanem si baciano, finalmente. Questa bellissima scena la vedremo nella settimana entrante, quindi prestissimo. Dunque è più vicina di quanto pensiate. Ma cosa succederà? Andiamo per gradi. Dopo la registrazione dello spot pubblicitario, tutti si separeranno. Sanem tornerà a casa sua e Khan si dedicherà totalmente al montaggio delle scene. A JJ invece toccherà fare dei lavori al teatro perché servirà all'agenzia, lo stesso in cui Jan e Sanem si baciarono al buio per la prima volta. Intanto si avvicina il compleanno di Pauline. La ragazza decide di organizzare un grande party a casa di Vit, dove tutti sono invitati. Intanto sua madre le invia i suoi effetti personali e si sparge la voce che la donna sta per trasferirsi per sempre a casa di Jan, cosa ovviamente non vera. In serata Sanem si prepara per andare alla festa di Pauline. La ragazza indossa un bellissimo abito bianco e prende il taxi insieme a Gulis. Durante il viaggio, la sua amica però le racconta il gossip del momento. Pauline e il signor Jan vanno a vivere insieme. Che cosa romantica! Sanem ci rimane malissimo e decide di non partecipare più al party. La ragazza lascia Gulis, scende dal taxi e raggiunge JJ per aiutarlo coi lavori al teatro. Quando Gulis arriva al party di Pauline, racconta a Jan quello che è successo, compreso quello che ha raccontato a Sanem. Il DeWitt va su tutte le furie e bacchetta l'assistente, mettendo in chiaro le cose. Lui e Pauline non andranno a convivere. La Aideen, intanto in lacrime, racconta a JJ la storia dell'Albatross che ha baciato durante la festa per i 40 anni dell'azienda. Il fotografo prende una decisione, indossa il suo abito elegante e raggiunge il teatro. Tra le luci soffuse, i due innamorati si trovano faccia a faccia. Questa volta riescono a vedersi bene. E dunque Jan e Sanem si baciano. La ragazza così si convince ancora di più che è il DeWitt il suo Albatross. Se la figlia minore di Macbeth passa un gran momento felice, per la maggiore non sarà la stessa cosa. Infatti vedremo la povera Leila piangere disperata e sfogarsi con Osman. La ragazza infatti si darà appuntamento con Emre per mangiare un'insalata insieme. Peccato però che Aileen rovinerà tutto perché riuscirà a sedurre il fratello di Jan. Dunque Emre si dimenticherà della cena con Leila, la quale ci rimarrà malissimo. Osman vedrà la ragazza distrutta e, essendo innamorato di lei, correrà a domandarle che cosa sia successo. La sorella di Sanem così confesserà al suo amico di essersi innamorata del suo capo, ma si dirà convinta che lui mai ricambierà i suoi sentimenti.